Bentornati nel video, ci ritroviamo con i nostri gattini, ovvero con un gattino, questo a sinistra, e con un alieno a destra. E va bene, fatto sta che qua eravamo rimasti al giro numero 32 e oggi proseguiamo e terminiamo anche. Benissimo, quindi togliamo quella coda qua, togliamo questa coda, proseguiamo sul nostro pupazzetto con il giro numero 33. Ripetiamo per 12 volte 3 maglie basse e un aumento. Rimarranno due maglie basse che andremo tranquillamente a lavorare e in tutto otterremo 62 maglie. Quindi il modulo da ripetere per 12 volte è 3 maglie basse e un aumento, quindi questa è la prima, la seconda, la terza maglia bassa e qui ci metto l'aumento. Alla fine del giro numero 33, quindi mi rimangono queste due maglie basse. Dopo aver ripetuto il modulo, no? 12 volte, quindi 1 e 2, e in tutto sono 62 maglie basse qua intorno che devo andare a ripetere per 6 giri, quindi dal 34 al 39 entrambi compresi. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a stringere qua la base, no? In modo che verrà la forma identica a quella dell'altro gattino. Quindi adesso nel giro numero 40 andiamo a stringere abbastanza rapidamente. Andremo ad ottenere 47 maglie lavorando il modulo 2 maglie basse e una diminuzione per 15 volte e poi 2 maglie basse alla fine rimarranno. Quindi il modulo da ripetere è 2 maglie basse e una diminuzione, questa la seconda e poi la diminuzione. Ed ecco che alla fine del giro numero 40 rimangono 2 maglie basse che vado tranquillamente a lavorare ed in tutto in questo giro ho ottenuto 47 maglie basse da 62, quindi abbiamo stretto parecchio la base, si sta praticamente stringendo. Giro numero 41, sempre il modulo 2 maglie basse e una diminuzione. Questa volta il modulo lo ripetiamo 11 volte. Alla fine lavoriamo le ultime 3 maglie basse. Alla fine del giro numero 41, no? Come vi ho detto, ci sono 3 maglie basse ed in tutto avremo ottenuto un totale di 36 maglie basse. Nel giro numero 42 ancora 2 maglie basse e una diminuzione per 9 volte e andiamo ad ottenere direttamente 27 maglie basse, quindi come prima 2 maglie basse e una diminuzione, che però faremo per 9 volte, quindi una, 2 maglie basse e la diminuzione. Giro numero 43, ancora 2 maglie basse e una diminuzione, quindi una, 2 maglie basse e poi qua la diminuzione. Modulo da ripetere 6 volte, rimarranno 3 maglie basse alla fine ed in tutto andremo ad ottenere 21 maglie basse. Eccole qua, alla fine del giro numero 43 rimangono 3 maglie basse che andiamo a lavorare tranquillamente. Le maglie in tutto, come vi dicevo, alla fine del giro numero 43 saranno 21. Abbiamo ancora spazio qua per riempire, quindi possiamo andare direttamente al giro numero 44, dove dobbiamo fare una maglia bassa, una diminuzione per 7 volte e otterremo 14 maglie basse. Vedremo poi se potremo riempire, cioè dovremo riempire dopo aver fatto questo giro, oppure se ci sarà ancora spazio qua. Quindi una maglia bassa e una diminuzione. Ripetiamo questo modulo 7 volte.
Necessariamente sì, di andare a riempire la base perché altrimenti poi non possiamo, no, stare a modellare bene perché l'apertura diventa troppo piccola. Perfetto, io credo che così il gattino vada bene, ha le stesse dimensioni, ecco, dell'altro, quindi più o meno dai, poi non si riesce sempre a fare le stesse misure necessariamente, sono cose fatte a mano. Nel giro 44, quindi abbiamo 14 maglie. Nel giro numero 45 invece facciamo subito, partiamo con una diminuzione e una maglia bassa per 5 volte. Quindi non mettiamo più il segnale, una diminuzione era questa e una maglia bassa e una volta. Poi una diminuzione e una maglia bassa e sono due. Una diminuzione. E una maglia bassa e sono 3 volte, una diminuzione e una maglia bassa, le volte sono 4, l'ultima volta, quindi una diminuzione e una maglia bassa 5 volte. Abbiamo 9 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso andiamo a chiudere con l'ago. Perfetto, adesso facciamo sparire il filo all'interno del coso qua, dell'oggettino, e abbiamo terminato praticamente la testa e il corpo del nostro gattino. Adesso dobbiamo fare le orecchie, la coda e poi andare a ricamare il musetto qua. Per quanto riguarda la coda, all'interno dell'anello magico noi andiamo a mettere 4 maglie basse. Questa è la catenella iniziale e mettiamo, no, come vi dicevo, 4 maglie basse. 2, 3 e 4. Vado a stringere l'anello magico. E poi dalla prima maglia io vado a lavorare 4 aumenti, quindi le maglie in tutto saranno 8. Quindi 2, 3 e 4, 5, 6. 7, 8 e queste 8 maglie le andiamo a ripetere all'infinito, perché praticamente nel senso per tutta la lunghezza che vogliamo della coda, quindi io non lo so quanti giri ho fatto, sono semplicemente andata a maglie basse sopra le maglie basse sottostanti e poi mi sono fermata quando la coda appunto arrivava davanti al gattino. Necessariamente il segnale non dovrebbe servire, però se voi vedete magari che vi sbagliate, mettetelo anche qua. Certo, starlo a togliere ogni volta è una cosa noiosa, però non è che da 8 maglie poi se ne vanno a ottenere 11, 15 oppure che ne so, 6, 5. Bisogna che in ogni giro siano sempre 8, ma credo si faccia tranquillamente perché poi ecco si vedono abbastanza bene. Mettete che qui c'è un po' di cucitura, quindi aggiungiamo che ne so, tipo 1 cm,
E poi andiamo sulla coda a 22, 23, dai, 23 centimetri. Poi ognuno, ripeto, fa come vuole, se la vuole far uscire fuori soltanto un pezzettino piccolo oppure un pezzo più lungo come ho fatto io. Qua decidete, insomma, la mia, questa coda del mio gattino è 23 centimetri, quindi un cilindretto di 23 centimetri, poi si va a cucire dietro al gattino, ma comunque facciamolo, poi dobbiamo fare le orecchie e infine il ricamo del musetto e poi avremo terminato. Ok, adesso ci rimane da fare l'altro orecchio del gattino e abbiamo terminato. Lavoriamo 5 maglie basse all'interno dell'anello magico. Questa, ok, è la prima catenella che andiamo anche a segnare. Facciamo 5 maglie basse, quindi una, due, tre. 4 e 5. Stringiamo l'anello magico e andiamo questa volta a fermare il giro su questa prima catenella con una maglia bassissima. Adesso nel secondo giro facciamo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa sottostante, quindi saranno 5. E nel terzo giro facciamo tutti aumenti, quindi devono venire 10 maglie basse. Nel terzo giro facciamo 3 maglie basse, un aumento
due volte, quindi queste sono 3 maglie basse e ancora mettiamo l'aumento. Poi altre 3 maglie basse, quindi una, due, 3 maglie basse e un aumento. Le maglie saranno 12 perché logicamente erano 10, no, più 2 aumenti, 12. Adesso andiamo sopra nel giro 5 a queste 12 maglie con altre 12 maglie basse. Allora vedete qua, questo è il primo, il secondo, il terzo giro, dal quarto in poi. Ed ecco qua, no, il nostro amichetto, l'abbiamo praticamente terminato. Va bene, si vedono questi gattini male in telecamera perché vi ho detto sono grandi. Vi ringrazio per aver guardato il video fin qua, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividere il video e anche il mio canale e ad iscrivervi e attivare la campanella. Ah, per quanto riguarda il fatto che dovesse essere un fermaporta, ognuno all'interno della base sceglie di mettere quello che vuole, ecco, si va a cercare qualcosa tipo, come vi ho detto all'inizio, sassolini, semi, cose così. Se ci volete fare un amigurumi e non ci mettete, insomma, normale, non ci mettete nulla. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.